Ciao amici, sono Panino Tube e oggi siamo su Nun, Granny, Scary, Horror, Neighbor, House, Evil, Escape. Che noi diremo semplicemente Nun, Granny. Altrimenti ci mettiamo una settimana solo per pronunciare il titolo del gioco. Non capisco perché mettano dei titoli così lunghi all'interno di un gioco. Spero che questo gioco sia molto bello, cioè almeno a vedere un po' così dalle immagini, sembra bello. E quindi prima di cominciare vi raccomando, lasciate davvero tantissimi like, facciamo esplodere il numero dei like. Condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere inseriti alla lista dei saluti del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami. Vi ricordo che la lista dei saluti si trova alla fine del video, quando il video sta per finire c'è questa lista. Inoltre io vi ricordo che su questo canale faccio un video al giorno, ogni giorno alle 14:05. È ora di ripartire, direi di cominciare. Allora, già non mi piace il fatto che non c'è il suono, non c'è nessun suono dentro questo gioco, cioè potete sentire, non c'è niente. Quindi tocchiamo qua, tap to start. Ok, sta caricando, caricamento, wow, perfetto. Ok, siamo davanti alla casa della nonna. Qui cosa c'è? Vediamo qua, qui c'è un muro così, qua c'è del fumo. Perché c'è questo fumo? Allora, da un lato abbiamo il fumo grigio. Voglio vedere così per curiosità. Se vado verso il fumo grigio, cosa succede? Niente, si blocca, non va avanti. Qua, tra l'altro, si può andare verso la casa. Wow, che bello, che bello! Invece, verso il fumo bianco. Allora, ci ritroviamo così davanti a questa casa, senza motivo. Qual è la storia di questo gioco? Cosa c'è da fare? Ah, ma qui proprio la strada è rotta! È spaccata, non c'è niente! Wow, ma dai! Va bene, dai, andiamo dentro, andiamo ad esplorare qua. Vediamo il giardino, beh, la casa a vederla fuori sembra molto bella. A vedere così il gioco sembra fatto bene, sembra molto invitante. Bisogna vedere poi se veramente sarà bello questo gioco. Speriamo, perché le aspettative sono molto alte. Qua c'è una sorta di garage, vediamo se si può andare verso il garage. Qua si può aprire? Non si può aprire, peccato, peccato, mamma mia, perché non mi gira la visuale? No, aspettate, io vado qua, ah. Ok, non mi girava la visuale, pensavo che se io mi mettessi di lato il muro, la visuale non si girasse. Va bene, dai, vediamo qua che cosa c'è. Qui c'è la porta. Dite che posso già entrare dentro la casa della nonna? Porta chiusa. La porta è chiusa, mamma mia, vediamo di qua che cosa c'è. Posso andare di qua? Si può andare da questo lato? Non si può andare. Ma dai, e come faccio ad entrare qua? La porta non si apre, non si apre. Come si fa ad entrare? Voglio esplorare la casa di questa Nun Granny, la nonna che è diventata una suora. Infatti Nun significa suora, quindi questa è la nonna suora. Nonna suora, posso entrare? Nonna suoretta, non mi fa entrare. E fammi entrare, su, vieni ad aprire questa porta. Cosa ti costa aprirmi la porta? Cosa ti costa? Aprimi questa porta! Anche se effettivamente, perché io devo andare dalla mia nonna suora? Qual è lo scopo di questo gioco? Così mi intrufolo dentro la casa delle persone? E va bene, lo facciamo. Raccogliamo la chiave. Chiave raccolta. Cosa è successo? Che è successo? Warning! È successo un qualcosa. Ciao? Come ci sono finito qui dentro? Come ci sono arrivato? Che posto è questo? Qua c'è la cosa, il vestito di suora. Va bene, qua c'è un armadio, si può aprire? No! Non si può aprire l'armadio perché ci posso entrare direttamente dentro! I primi armadi dove voi potete entrare direttamente senza poterli aprire! Ma che bello! Lo voglio pure io un armadio così! Ma io lo voglio a casa! Wow, fantastico! Qui c'è il bel letticino, vediamo qua cosa c'è, posso raccogliere. Qua ci sono delle foto, vediamo qua. Sì, la sensibilità di sto gioco è un po' particolare. Qui possiamo intravedere dei libri dentro questo armadio, lo possiamo intravedere perché anche questo è uno di quei famosi armadi dove si può entrare. Qua, porta chiusa, non posso uscire di qua. Peccato, peccato. Perché non si gira? Ma che visuale strana sto gioco. Dai, era partito tanto bene, ora mi trovo il gioco che non gira bene. Guardate, io sto toccando, vi faccio vedere. Tocco, non mi gira la visuale. Oh, ora sì, alcune volte me la gira, alcune volte no. Ma dai, allora, prendiamo qua, cosa c'è qua? Sul tavolo, sta scatola, non la posso prendere, quest'altra. Ho raccolto un qualcosa. Ah, le clips, ho raccolto una clips. E che ci faccio con la clips? Dai, sali con sta visuale, ma che ti prende, che ti prende? Posso usare sta clips? Dove la uso? Cosa mi serve? E non mi gira la visuale, non mi gira la visuale! Ma dai! Allora,
Sono uscito fuori. Dove mi trovo? Ah, sono finalmente dentro la casa della mia nonnina. Finalmente sono dalla mia cara nonnina, la mia nonna suora. Sono dentro casa sua, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Dove si può trovare? Qua dentro? Qua c'è qualcosa dietro sta porta? Non si apre. La porta non si apre. Cos'è sto oggetto? Ho raccolto un qualcosa, non so che cosa. Una lampadina. Vedo qua che c'è un pulsante di lampadina. Sì, ma sto coso cos'è? Così, a caso, mettiamo così sul pavimento oggetti inutili, oggetti che non hanno senso. Ma dai, va bene. Qua che cosa c'è? Un armadio. Ah, posso nascondermi. Però nonostante tutto, in questo gioco non c'è una colonna sonora, non c'è un suono, una musica. Vabbè, vediamo qua, qui dentro, non c'è niente. Questo cos'è? Una radiolina. Posso usare la radiolina? Me la fa usare? Non me la fa usare. Wow! Vediamo quei quadri, cos'è? Quadri tutti uguali. I quadri sono tutti uguali, due quadri uguali hanno messo. Cadono se mi avvicino? No, non cadono. Posso spostarli? Posso raccoglierli? No. Qua c'è una pianta. Voilà, buonasera pianticina, tutto bene? Tutto a posto? Vediamo qua che cosa c'è. Vediamo. È là, è qua, la nonna suora è qua. La nonna suora, ciao nonna suora, tutto bene? Ma cos'hai alle gambe? Perché cammini in questo modo strano? Ciao, ciao, ciao! Nascondiamoci, nascondiamoci! Ma come faccio a nascondermi? Sono entrato dentro ed è uscito subito fuori il personaggio. Ma che modo strano di nascondere è questo? Vabbè, sta caricando, ritorniamo qua. Mamma mia, riprendiamo qua l'Eclipse. Su, prendi, prendi. Ora usciamo, qual era già la porta di uscita? Non era questa, ma era quest'altra. Allora, vi faccio vedere per nascondersi. L'ho scoperto adesso, l'ho scoperto mo' che è venuta a prendermi la nonna suora. Io devo tenere premuto il pulsante di nascosto, altrimenti appena lascio qua il pulsante, vi faccio vedere, devo tenere premuto qua. Appena lascio, esce fuori. Ma com'è sta cosa? È impossibile. Ma perché fanno queste cose? Perché l'hanno fatto così? No, sto gioco veramente... Era partito bene, un misto fra Evil Nun e Granny, poteva uscire fuori qualcosa di bello, e invece hanno tirato fuori sto coso, ma va bene, non dico nient'altro, perché comunque penso che fare un gioco non sia per nulla facile, fare un gioco per telefono comunque ci vuole un certo impegno, proprio un gioco in generale, che sia per telefono o per PC, però dai, se dovete fare le cose, fatele bene. Qua era comparso un pulsante qui vicino, boh, no, non lo so, è sparito di nuovo. Ok, vediamo qua la nonna suora, nonna suora, vieni qua. Devo farmi vedere come prima. Su, vieni, 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 vieni. No, non mi ha visto, non mi ha visto. Vabbè, meglio così, meglio così. Vediamo qua che cosa c'è. Una porta, apriamo la porta, non la apre. Ora però devo fare attenzione, non vorrei che ora la nonna suora esca da là e mi veda qua. Cos'è questo? Un oggetto? Una batteria. Cosa serve la batteria? Boh. Qua c'è una porta. Qui c'è una porta, perché non me la fa aprire? Forse serve la batteria? Un qualcosa? Va bene. Saliamo di sopra. Nonna suora, sta già venendo. Nascondiamoci. Nonna suora, sono dentro, sono entrato dentro. Sì, ma ora vai via. Vai via, sono nascosto. Cosa serve nascondersi in questo gioco se poi lei rimane lì davanti? Cosa mi serve nascondermi qua? Guardate qua come corre! Io non posso uscire, sono bloccato qua dentro. Perché io appena esco qua, la nonna suora mi prende subito, mi vede e... Come faccio poi ad andare avanti? Come faccio? Questa mi prende e non posso più proseguire. Come faccio? Nonna suora, però basta, eh. Anche perché correndo in questo modo, poi si stanca pure, dai, su... hai pure una certa età, non puoi metterti a correre così velocemente. E invece lo sta facendo e come? Guardate qua, oh, proprio non si ferma, non si ferma, non posso uscire fuori. Un gioco un po' così, cioè nel senso mi aspettavo qualcosina di più. Però mi tocca ad uscire, lo devo fare, devo farmi prendere dalla nonna suora, che poi non c'è neanche un'animazione. Ecco qua, mi ha preso, non c'è niente, neanche un'animazione. Game over, così. Tap to restart. Warning. Perché schermatevi se così senza senso? È anche vero che comunque di giochi brutti sul Play Store ce ne sono un sacco. Da un certo punto di vista anche un po' accettabile. Ok, prendiamo la clips, vediamo se riusciamo a far qualcosa. Volevo provare a mettere la batteria alla radio, ma la nonna suora mi ha subito visto. Ma dai, nonna suora, ma dai!
Ok, raccogli qua questa lampadina, perfetto. Andiamo a prendere sotto la batteria. Ok, prendi qua, batteria. Nonna suora, non sei di qua, vero? Via, via, via. Non mi ha visto, vero? No, non mi ha visto. Perfetto, perfetto, non mi ha visto. Quindi posso andare qua e mettiamo la batteria qua dentro. Scusa, metti qua. Ah, no. E che ci faccio io con questa batteria? Cosa ci faccio? Ah, l'ho raccolta. E ora? E ora cosa succede? Ho raccolto questa batteria. Cioè, nel senso, ho attivato la radio. Su, nasconditi, nasconditi, che quella mi vede. Oh, mamma. Ecco cosa serve forse la batteria. La radio. La nonna suora va. Va verso la radio. E io me ne posso andare, ciao nonna suora, ciao ciao, è stato un grande piacere, ci siamo divertiti insieme, abbiamo fatto tante belle cose, e ora qua che cosa c'è? Qui c'è una chiave, posso raccogliere la chiave? No, cos'è qua? Ah, si è acceso, 3, 6, 9, 4, mi è sbucata così all'improvviso, mi è sbucata all'improvviso, ma dai, nonna suora, subito così. Ci riprovo un'ultima volta, voglio vedere qua se è possibile fare qualcosa, però abbiamo visto una combinazione, cosa ci devo fare con quella combinazione? Qua c'è qualche cassaforte da aprire? Non penso proprio, non penso proprio, ma va bene, cerchiamo qua, vediamo qua che cosa c'è. Allora, prendiamo qua la clips, perfetto, apriamo qua, va bene, voilà! Però la nonna suora rimane sempre là dentro, non esce fuori. Chissà perché non vuole uscire fuori. Va bene, vediamo sotto, proviamo a vedere un'ultima volta, riproviamoci. Nonna suora, ok, aspettiamo soltanto che faccia il giro, perché da come ho capito, mi sa che non farà nessun giro questa non farà nulla. Vabbè, non mi ha visto entrare. Eh sì, invece mi ha visto. Mi ha visto e come? E dai, fammi uscire. Fammi visitare la casa in tranquillità. Che ora che ci penso, cioè, facciamo sto ragionamento. Io sono entrato dentro la casa della nonna suora. Poi perché adesso devo uscire? Cioè, tanto vale non entrare. Non entravo proprio e facevo prima. Perché sto gioco mi ha fatto entrare? Ma qual è la storia? Almeno su Granny. C'è comunque il fatto che c'è Granny che ti porta dentro casa sua. E noi dobbiamo scappare entro 5 notti, cioè comunque c'è la storia del fatto all'interno del gioco. Oppure negli altri giochi come Mr. Meat c'è Amelia da salvare, noi dobbiamo riuscire a salvarla entro 3 notti, mi sembra. Sì, 3 notti, su Mr. Meat sono 3. O su Evil Nun c'è tutta la storia, ma qua qual è la storia? Io entro dentro la casa della nonna suora, lei mi prende dentro, mi chiude dentro casa sua. E poi devo uscire, cioè, che senso aveva? Tanto vale che me ne stavo a casa mia, mi facevo le mie cose, vabbè, prendimi, tanto ormai non faccio niente qua dentro. Mamma mia, game over, game over. Va bene, dai, direi di finire allora questo video, perché tanto non c'è altro da fare, almeno ero arrivato al punto della combinazione, ma qui non c'è proprio modo di riuscire a farlo. È difficile ed è anche fatto abbastanza male, quindi è un gioco un po' così. Cioè, non dico che sia brutto, ma non è neanche chissà quale grande gioco, ne ho visti di meglio, ce ne sono tanti fatti meglio. E un po' mi è deluso perché pensavo che fosse chissà quale grande gioco, no? Sapete, c'è Nan, Granny, uno si aspetta chissà quale grandi cose. E però, questo è stato. Il video finisce qua, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buonanotte! E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato, anche scritto la parte del video che più gli è piaciuta. Ciao a tutti! E adesso vi lascio i saluti!